Buongiorno a tutti, mi chiamo Carlo Di Paolo e ho la responsabilità della divisione M2 in Italia, parte di SoftwareOne. Un veloce ringraziamento ad Assobim per l'opportunità di esporre a questa comunità la nostra visione su come standardizzare i processi aziendali e di progetto per accelerare il percorso di trasformazione digitale delle aziende del settore AEC. Farò solo una breve introduzione alla tematica per poi passare la staffetta ai colleghi Alessandro Celli, responsabile del team di consulenza M2 in Italia, e Dario Orlando, esperto M2. Partirò con il descrivere alcune caratteristiche generali dell'industria dell'architettura, ingegneria e costruzioni, con ogni probabilità già note e più, ma utili a identificare lo scenario in cui si cala la missione che ci poniamo e che dà il titolo a questo webinar. Quindi un cenno all'armatura per affrontare questa missione prima di passare la parola ai colleghi. Partiamo dunque con il primo argomento, dicendo che un confronto storico tra il mondo manifatturiero e quello delle costruzioni ci permetterà di interpretare alcune importanti tendenze. Negli anni 90 sono state introdotte nel manufacturing piattaforme di Product Lifecycle Management che hanno consentito progettazione collaborativa e concorrente con centralizzazione del dato, ma anche gestione digitalizzata del processo di produzione e possibilità di simularlo. Nel mondo AEC, grossi passi in avanti sono stati compiuti con l'avvento del Building Information Modeling, laddove le stesse logiche di progettazione collaborativa, prototipazione virtuale, centralizzazione del dato sono state adottate. Ora, voi anche o soprattutto per il fatto che ogni opera è unica, il processo di costruzione non ha sino ad oggi goduto di tali avanzamenti. E questo si è tradotto in una forbice di produttività, laddove nel manufacturing si è avuta ampia crescita, mentre nelle costruzioni non si è misurato alcun incremento. Tutto ciò proprio nel contesto di un'industria molto promettente. Difatti, è previsto un incremento della popolazione mondiale pari a 2 miliardi di individui entro il 2050, il che significa ampia esigenza di nuovo residenziale, produzione e distribuzione di beni, infrastrutture, trasporti, e questo con alle spalle un incremento del 50% delle emissioni in atmosfera negli ultimi 30 anni, di cui proprio il mondo delle costruzioni è uno tra i principali responsabili. La domanda è: cosa ci attende nei prossimi 30 anni se nulla si fa oggi per efficientare questa industria? Ancora, si stima che il giro di affari nel mondo delle costruzioni sia intorno ai 10 trilioni di dollari, con un ampio coinvolgimento del personale lavorativo su scala globale. E proprio in questo scenario così promettente osserviamo invece un uso così inefficiente dei dati. Solo o meno del 5% di tutti quanti i dati prodotti o catturati vengono utilizzati dagli operatori e un'ampia fetta del loro tempo è dedicato a cercare l'informazione giusta in ogni fase del progetto. Un tipico operatore del mondo delle costruzioni può essere rappresentato come una collezione di discipline e dipartimenti, tra loro separati, talvolta a tenuta stagna, ciascuno con il proprio set di strumenti informatici, nella migliore delle ipotesi collegati punto punto, la qualcosa è origine di errori, propagazione degli stessi, mancanza di informazioni, necessità di rilavorazioni, in generale una inefficiente collaborazione. E più ad alto livello di astrazione, queste organizzazioni sono soggette a sprechi di tempo e denaro, mancata trasparenza nei cicli di attraversamento, abbiamo già detto ridotta produttività ed efficienza e, non ultimo in termini di importanza, l'impatto ambientale del processo di costruzione.
Vediamo dunque cosa l'organizzazione di cui questo team fa parte intende promuovere al cospetto dello scenario identificato. SoftwareOne, tra i maggiori partner di canale di Microsoft e con un'ampia esperienza in progetti di migrazione al cloud. RIB, player europeo nel mercato del software per le costruzioni in esercizio da circa 60 anni, hanno unito le proprie forze per affrontare la digitalizzazione del mondo delle costruzioni mediante una piattaforma denominata M2. L'iniziativa è a più ad alto livello, patrocinata da Schneider, che possiede RIB al 100%, e Microsoft, che è alle spalle di SoftwareOne, con obiettivi di espansione sul mercato globale importanti entro fine del 2023 e con ingenti investimenti allocati. Vediamo dunque come si intende affrontare questa missione di digitalizzare il mondo delle costruzioni. La proposta di farlo mediante una piattaforma end-to-end in grado di connettere attori, processi e dati, così da gestire i progetti di costruzione e sottolineo i progetti in un unico ambiente, così da abbattere tempi e costi, garantire qualità, minimizzare i rischi. Tale piattaforma, offerta in logica SaaS, supporta tutte le discipline afferenti alle fasi di pianificazione, costruzione ed esercizio di una qualsivoglia opera. L'aggiunta delle variabili di tempo e costo alle tre dimensioni spaziali del modello BIM consente di simulare il processo di costruzione valutando diversi scenari in un ambiente protetto. Gli algoritmi di intelligenza artificiale permettono di trasformare dati in informazioni utili a prendere decisioni in tempo reale. L'apertura a terze parti estende la collaborazione digitale a tutta la catena filiera coinvolta nel progetto. Avete dunque inteso che l'idea di fondo sia muovere l'organizzazione rappresentata in quella che chiamiamo la spaghetti chart all'interno di un unico ambiente, di cui intravedete la schermata iniziale, ma non faccio altre anticipazioni, dando dunque luogo ad un attraversamento fluido dell'informazione disponibile in un unico luogo che è il cloud, in fruizione e redazione in ogni fase del progetto e con funzionalità tra loro integrate ed integrate al modello dell'opera. Con questo ringrazio per l'attenzione e mi auguro di aver suscitato la giusta curiosità per gli interventi che seguiranno da parte dei colleghi. Ci risentiamo dopo per domande e risposte. Passo la parola ad Alessandro Celli. Grazie Carlo, buonasera a tutti. Sono Alessandro Celli, responsabile del team di consulenza SoftwareOne M2 in Italia e oggi vi illustrerò quali che sono le maggiori caratteristiche della nostra piattaforma partendo dal processo che siamo in grado di gestire. M2 è una piattaforma che è in grado di gestire end-to-end il processo di construction partendo dalla importazione dagli output dei maggiori applicativi di ingegneria, output che possono essere tridimensionali, quindi modelli BIM, ma anche layout, disegni bidimensionali, quindi Revit, AutoCAD, dei maggiori CAD per questo settore. Attraverso l'applicazione di regole specifiche siamo in grado di andare a estrarre quelle che sono le quantità, sfruttando l'intelligenza e gli attributi dei modelli BIM. Dopodiché possiamo abbinare delle informazioni relative ai costi, quindi per poter gestire meglio le stime del nostro progetto. E il tutto può essere poi collegato a una pianificazione delle attività tramite un diagramma di Gantt relativi task e come output finale siamo in grado di andare a effettuare una simulazione 5D che tenga appunto conto del fattore tempo e costo. Parlando sempre di processo e di caratteristiche della nostra piattaforma, siamo in grado di andare a gestire tutta una serie di master data cross project che ci consentono di effettuare una configurazione della nostra piattaforma valida su più progetti, ovvero sia le regole di calcolo per l'estrazione delle quantità che andiamo ad applicare nei vari progetti possono essere importate una tantum nella fase iniziale dell'implementazione della piattaforma e poi essere utilizzate per tutti i progetti che noi andremo a gestire attraverso M2.
Quindi il processo che abbiamo visto prima molto rapidamente parla delle quantità, della gestione delle quantità, dell'estrazione delle quantity takeoff per la generazione di una lista di line item che andremo a vedere dopo meglio nel dettaglio di cosa si tratta, gestione delle stime economiche, dello schedule, ma non solo. Oggi vedremo qual è il core della nostra piattaforma, ma nei webinar successivi andremo ad illustrarvi quali sono anche le funzionalità aggiuntive, come gestione delle offerte, del tender, del procurement, delle risorse, app specifiche per il cantiere, eccetera. Passando all'interfaccia utente della piattaforma, la prima schermata che mi si presenta dopo aver cliccato sul link di accesso è una finestra di login classica dei sistemi client server. Quindi devo inserire un username e password e fare clic sul tasto di login per poter accedere a Intu. Una volta effettuato il login, mi trovo davanti a questa finestra, dove all'interno della quale posso andare a selezionare l'interfaccia, la lingua dell'interfaccia utente, che andrà a localizzare nella lingua di appartenenza tutti i menu, i messaggi, quindi menu a tendina, pulsanti, label, tutto quello che riguarda l'interfaccia utente. E posso andare a selezionare anche la lingua dei metadati su cui poi dovrò lavorare, supportando l'interfaccia una modalità di lavoro multilanguage. Dopodiché, nella finestra Company posso andare a selezionare quelle che sono le mie business unit della mia azienda, qui per differenziare la Company per business unit, ma anche per non so, siti geografici, ad esempio, su cui lavorare e nei quali posso trovare progetti differenti. Quindi è un modo di andare a organizzare meglio il mio lavoro in base alle business unit e alle localizzazioni geografiche della mia azienda. Ovviamente effettuato il login discrimina quelli che sono i ruoli che posso andare a selezionare per poi fare l'accesso finale all'interno della piattaforma e avere la possibilità di lavorare o meno su determinati moduli o dati. Quindi la selezione del ruolo implica anche un collegamento ai permessi della piattaforma. Questa è l'interfaccia che mi si presenta. Ovviamente ora vedo tutte le funzionalità e i moduli perché sono entrato come amministratore. L'interfaccia è suddivisa per tiles che dà un accesso immediato ai moduli, ma nulla toglie all'utente o alla company di personalizzare questi layout con interfacce semplificate. Per, diciamo, facilitare l'accesso ai moduli a determinati utenti. Andiamo ad analizzare il modulo dei progetti. Accedendo al modulo dei progetti tramite l'apposita tiles nella prima schermata, accedo a quello che è il serbatoio principale di tutte le informazioni di Antu, ovvero sia il progetto. Vi faccio vedere brevemente quella che è la possibilità di personalizzare l'interfaccia, il layout dell'interfaccia, ovvero sia per ogni schermata di Entu io posso andare a decidere quanti frame visualizzare e quali tipi di informazioni visualizzare, tab, sottotab, eccetera. Quindi c'è completa possibilità di personalizzazione. Poi abbiamo un accesso diretto a una guida. Che ci dà istruzioni su tutte le informazioni che troviamo all'interno dei progetti. Abbiamo anche una sidebar che ci consente di accedere a tutte le funzionalità della nostra piattaforma attraverso dei menu, ci consente di fare delle ricerche, di vedere la cronologia degli ultimi progetti, su cui abbiamo lavorato, di impostare dei preferiti, quindi dei progetti preferiti, all'interno del progetto andare a impostare stime preferite piuttosto che quantity takeoff, eccetera, eccetera. Abbiamo funzionalità di reportistica avanzata con possibilità di personalizzare il layout di output dei report che vogliamo ottenere e quindi è possibile andare a definire diversi tipi di report. Abbiamo un wizard che ci mostra tutte le azioni che possiamo compiere sul modulo che stiamo lavorando, quindi ad esempio cambi di stato impostabili attraverso workflow completamente configurabili e personalizzabili.
ma non solo. Qui vediamo l'anagrafica del progetto che ci consente di andare a inserire tutti i dati relativi al progetto, appunto. Abbiamo la possibilità di andare a definire delle location per il progetto, quindi andare a posizionare delle localizzazioni geografiche su una cartina del nostro progetto e visualizzare i modelli a seconda delle localizzazioni geografiche. Ad esempio, su una localizzazione geografica, determinate coordinate ho un'autostrada, dall'altra un building, eccetera. Quindi per diverse localizzazioni geografiche del mio progetto posso andare a vedere anche i modelli adesso collegati. Dopodiché ho tutta un'altra serie di informazioni sempre relative al mio progetto. Ovviamente, essendo tutto collegato all'interno della piattaforma, posso andare a vedere quelle che sono informazioni relative alle ore lavoro, della forza lavoro, delle risorse, dei materiali utilizzati, eccetera. Passiamo ora a parlare dei modelli e la gestione dei modelli all'interno di M2. È possibile importare modelli tridimensionali di diverso formato. Possiamo importare nativamente file di Revit tradotti in CPA XML, che è un formato diciamo, digeribile dal punto di vista di M2, oppure possiamo importare qualsiasi tipo di EFSI, documenti 2D, PDF, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il 3D, abbiamo uno strumento che ci permette di qualificare il modello anche senza l'utilizzo del CAD nativo, ovvero sia se ci prevengono dall'esterno modelli su cui non siamo certi della qualità degli attributi, possiamo utilizzare questo strumento che ci permette di andare a definire, correggere, standardizzare gli attributi, verificarne la standardizzazione, l'affidabilità, eccetera. Sempre a livello di gestione modello riusciamo a importare e gestire il versionamento dei modelli e quindi anche dopo vedremo come andare a confrontare le differenze tra una versione e l'altra. Quindi siamo in grado di gestire il versionamento, siamo in grado di importare e gestire modelli federati o compositi, per cui ad esempio riusciamo a vedere le differenze tra un modello strutturale, un modello architetturale, eccetera. Questo è molto utile per dividere e gestire le diverse discipline. A livello di visualizzazione possiamo navigare il modello con delle viste aeree, con delle viste walk e altre funzionalità del visualizzatore. Possiamo fare degli spezzati, delle sezioni, misurazioni, eccetera. Oltretutto, selezionando un componente tridimensionale a livello di visualizzatore, riusciamo immediatamente a visualizzarne gli attributi. Per quanto riguarda il model comparison, c'è la possibilità, come dicevo prima, di andare a effettuare delle comparazioni di modelli per vedere cos'è cambiato da una versione all'altra subito a colpo d'occhio, anche impostando dei filtri basati su colori che rendono immediatamente visibile quali sono le modifiche apportate dalla nuova versione. Questo strumento è molto utile nel caso anche di stati di avanzamento in termini progettuali. Poi abbiamo una funzionalità molto interessante di Document Management, chiamata Document Central Query, che ci consente di effettuare una gestione documentale a 360 gradi relativamente al modello, ovvero sia possibile andare a associare dei documenti, qualsiasi tipo di documento, proprio a delle parti tridimensionali del nostro modello. Bene, finita questa parte, lascio la parola al mio collega Dario Orlando che vi illustrerà i moduli successivi. Il Quantitative Coffee in M2 si basa sull'esecuzione di specifiche istanze di calcolo, ovvero le Construction Instance Headers, che legano il modello del progetto di interesse alla specifica stima dei costi strutturali, impiantistici, relativi alle finiture e così via, nonché allo schedule e al bill of quantity del progetto. In M2 sono già presenti una serie di regole per l'estrazione delle quantità, regole che qui vedete organizzate in una struttura che può essere definita dall'utente, e regole che possono a loro volta essere personalizzate o create ex novo in base ad esigenze specifiche. Vediamo ora ad esempio il caso di stima 0D Early Estimate. In M2 sono presenti delle regole di estrazione delle quantità basate su informazioni parametriche del modello.
Nel caso di un'infrastruttura stradale, potremmo ad esempio voler inserire dapprima informazioni geometriche, come la larghezza delle corsie, il numero delle corsie stesse, la lunghezza complessiva dell'infrastruttura lineare, e successivamente aggiungere i parametri specifici relativi all'esecuzione dell'opera, come informazioni sul terreno e tipologia di superfici. L'esecuzione del QTO 0D, utilissimo in fase di gara, fornisce dei line item direttamente collegati ai costi, velocizzando la stima economica del nostro progetto. Vediamo ora un QTO da elaborato 2D. È possibile associare le regole di calcolo ai vari elementi dell'elaborato. Selezioniamo una regola di misura delle quantità, ad esempio siamo interessati a quantificare lo scavo per una trincea. Possiamo quindi impostare l'altezza della trincea stessa e selezionare a video i vari elementi lineari a cui associare la regola. Anche qui le regole possono essere varie e personalizzate in base alle esigenze e dalle grandezze geometriche di riferimento che vogliamo misurare sull'elaborato. Abbiamo quindi parlato di stima delle quantità 0D, basata su grandezze indici del modello, stima 2D da elaborati grafici bidimensionali, e prima di vedere l'estrazione delle quantità da modello 3D facciamo un accenno a Bean Qualifier, uno strumento in notazione con Enthoo che consente in maniera agevole di fare un quality check del modello nella sua interezza, ma anche di verificare ed eventualmente modificare gli attributi degli oggetti che compongono il modello stesso. Vediamo ora il Quantity Cost 3D. Le regole di estrazione delle quantità possono essere associate all'istanza di calcolo tramite un drag and drop. È possibile eseguire contemporaneamente anche più regole di calcolo ed evidenziare i line item estratti da ogni regola navigando nel modello. Inoltre, l'estrazione dei line item può essere personalizzata decidendo di applicare le regole di calcolo solo ad oggetti del modello che presentino determinati parametri o anche ad una combinazione degli stessi definita dall'utente. I gruppi di line item estratti possono poi essere ulteriormente caratterizzati assegnando informazioni quali ad esempio la location, ovvero i piani di un edificio o chilometriche nel caso di elementi lineari, o gruppi di controllo costi, o altri parametri definiti dall'utente. La stima del costo totale del progetto può essere suddivisa in più estimate, secondo necessità e modalità operative proprie dell'utente. All'interno di ogni estimate ritroveremo le quantità di progetto estratte dal modello e contenute nei line item creati secondo i parametri definiti nella fase di quantity takeoff. Qui vediamo ad esempio i vari line item estratti e le varie informazioni associate, quali quantità, unità di misura, costo unitario totale e riferimento nel bill of quantity. In Enthoo i costi unitari di vari line item possono essere visti come delle ricette. Queste ricette sono composte da ingredienti che in Enthoo prendono il nome di risorse. Le risorse possono essere lavorazioni e materiali che servono per realizzare il quantitativo base dei line item. Le risorse sono organizzate secondo due strutture. La prima sono i cost code, dei codici che servono ad organizzare i costi interni in un database suddiviso per vari livelli di dettaglio, che può quindi essere aggiornato e riutilizzato in tutti i progetti gestiti in Enthoo. Abbiamo poi i materials, dove possiamo scendere nel dettaglio di alcune informazioni sui costi. Enthoo può conservare tutta una serie di informazioni specifiche e di dettaglio. Queste informazioni possono derivare da conoscenze interne all'azienda o da cataloghi fornitori esterni. È possibile memorizzare specifiche condizioni sui prezzi, informazioni come tasse di trasporto, costi di smaltimento e tempi di consegna. Le combinazioni di cost code e materials possono essere memorizzate in Enthoo con degli assembly, ovvero delle analisi prezzi predefinite e strutturate in modo da poter essere agevolmente richiamate ed utilizzate su tutti i nostri progetti. Andiamo così a velocizzare l'automazione del processo di costruzione di un estimate, secondo standard aziendali predefiniti, ma sempre modificabili ed adattabili a specifiche esigenze. Ovviamente la nostra strutturazione interna dei costi può non rispecchiare la strutturazione dei costi del nostro cliente. Per questo motivo, Enthoo consente di importare il bill of quantity del cliente ed associare direttamente i nostri line item alle sue voci. È possibile quindi creare il nostro estimate e strutturarlo in modo tale da parlare con lo stesso linguaggio del cliente, ovvero come il cliente vorrebbe vedere i costi. Ed ovviamente, stesso discorso vale per i dialoghi con i nostri fornitori. Inoltre, se usiamo i modelli 3D, possiamo fare un veloce quality check per essere sicuri di aver stimato tutti gli elementi del modello raccolti nei line item, andando ad evidenziare i line item stessi su tutto il modello o su parti specifiche di esso.
tu è possibile gestire diversi schedule e subschedule dello stesso progetto. Abbiamo le stesse funzionalità di base presenti nei software più comuni, quali Project e Primavera, con i quali abbiamo inoltre funzioni native integrate di import ed export, ma in più in Entu le attività pianificate sono direttamente collegate ai line item, quindi alle quantità ed ai costi del nostro progetto, oltre che agli eventi di procurement. Abbiamo la classica vista sul Gantt di progetto, dove possiamo calcolare le critical path, possiamo definire e graficare diverse baseline e tutte le classiche funzioni quali interconnessioni con attività precedenti e successive, in modo da avere il quadro completo sulle nostre attività. In Ventoo è possibile anche visualizzare le line of balance, ovvero la visualizzazione delle attività suddivise per le location del progetto, precedentemente definite, quali i piani di un edificio o le chilometriche di un'infrastruttura lineare. Questo ci consente di evidenziare delle intersezioni che rappresentano due attività che avvengono nello stesso posto e nello stesso momento. Questa eventualità potrebbe non creare nessun problema all'esecuzione del progetto, ma potrebbe anche essere un qualcosa che non vogliamo, ad esempio per motivi di sicurezza. Evidenziare questi casi consente di attuare tempestivamente necessarie azioni di riparificazione, qualora fosse necessario. È possibile inoltre vedere a video tutte le informazioni che caratterizzano l'attività che stiamo indagando e la ripianificazione può avvenire direttamente a video spostando le line of balance. Per ogni attività è possibile vedere i line item e le risorse associate all'attività stessa. Le quantità derivano direttamente dal modello. Riusciamo quindi ad associare e gestire le quantità coinvolte nel determinato arco temporale dell'attività e quali risorse saranno impiegate. È possibile poi aggiungere informazioni sulle performance di ogni attività, inserire le date in cui le attività iniziano e finiscono e seguire il tracciamento delle stesse tramite uno storico degli eventi. Ad esempio, potremmo aver inserito il completamento del 50% di un'attività alla data del 23 giugno e successivamente il 75% alla data del 26 giugno. Man mano che l'attività prosegue, il progress viene aggiornato e ne viene tenuta traccia nel container specifico, che in questo caso è il Progress Report History. Vediamo inoltre ad esempio come ogni modifica sull'attività crea in automatico un nuovo evento nel suddetto container. La simulazione BIM 5D mette insieme tutte le informazioni geometriche del progetto con i costi associati alle risorse necessarie per costruirlo e le scelte effettuate in fase di pianificazione. I line item di Entoo collegheranno tutte le informazioni in tempo reale. Confrontando fianco a fianco diverse simulazioni 5D, sarà possibile valutare diversi scenari al fine di scegliere la strategia costruttiva migliore prima della fase di costruzione vera e propria. In M2 sono presenti dei container che ci permettono di realizzare la simulazione 5D. Selezioniamo quindi uno schedule di progetto collegato al modello ed andiamo poi ad aggiungere delle curve di costo. Inseriamo ad esempio in blu i costi della manodopera, in verde i costi dei materiali di impianti e così via. Definite quindi le impostazioni alla base della simulazione 5D, rimane da scegliere come visualizzare il modello. Ad esempio, facendo apparire solo il costruito sia in una vista generale che in una vista focalizzata su una parte del modello stesso. La simulazione 5D ci consente quindi sia di valutare la pianificazione del progetto prima che questo venga costruito, ma anche di controllare in corso d'opera l'andamento dello stesso. Ogni cambiamento nel nostro progetto si rifletterà automaticamente nella simulazione 5D, in quanto in M2 tutto è collegato. I line item metteranno in comunicazione le informazioni quantitative con i dati derivanti dal cantiere, con i costi aggiornati e le attività pianificate. In M2 sono presenti delle dashboard standard che permettono di sintetizzare gli aspetti salienti del nostro progetto tramite delle infografiche. Queste dashboard possono dapprima essere fruite relativamente al singolo progetto tramite container appositi. Ad esempio, vediamo una dashboard relativa al procurement, organizzata secondo le procurement structure, di modo da vedere dove e come compriamo beni e servizi per il progetto. Come abbiamo detto, le informazioni possono essere fruite tramite specifiche infografiche configurabili ed accompagnate da dati numerici che ne indicano la lettura. Un altro esempio lo possiamo fare sulle dashboard del flusso di cassa, dove abbiamo i costi ed i guadagni effettivi. Quello che abbiamo visto a livello di progetto, quindi dashboard interna ai moduli, viene fornito anche a livello enterprise con il modulo Control Tower, ovvero un modulo che permette di avere un overview di quello che sta succedendo all'insieme dei nostri progetti. Anche qui le dashboard possono essere personalizzate e riguardare diverse aree tematiche, come la gestione delle gare, un overview sui costi del progetto, sicurezza nei cantieri e così via.
Le dashboard trasformano in infografica i dati contenuti nel tool, permettendo anche di creare report standardizzati e di impostare alert automatici al superamento di determinate soglie di specifici indicatori. Lascio ora la parola ad Alessandro Cerli per le considerazioni finali. Bene, giunti alla fine di questa presentazione, vediamo quelli che sono i moduli aggiuntivi che andremo a analizzare nei prossimi webinar, ovvero sia il modulo di gestione risorse, quello degli acquisti, la gestione dei business partner, delle gare e le app dedicate al site. Per quanto riguarda la gestione delle risorse, c'è la possibilità di creare un database con tutte le risorse aziendali, quindi non solo forza lavoro, dipendenti, ma anche tutti i macchinari che devono lavorare in cantiere, quindi per calcolare poi l'effettiva disponibilità della risorsa. Il modulo di procurement invece è in grado di gestire tutto il ciclo degli acquisti end-to-end, quindi dalla creazione di package con la richiesta di offerta dei materiali, della forza lavoro che devo inviare al fornitore, e il fornitore potrà accedere tramite un portale per scaricare questa offerta e poi ricaricarla per rendermela disponibile. Collegato al modulo di procurement c'è la gestione dei business partner, ovvero sia la possibilità di creare un database di fornitori, clienti e con tutte le relative relazioni che li collegano per valutarne poi le performance anche in fase di valutazione dell'offerta. Il modulo di gestione gare ci permette invece di creare dei preventivi di offerta personalizzati per uno specifico ambito di lavoro e una volta ricevuta eventuale risposta positiva anche gestire la firma del contratto e la fatturazione. Per quanto riguarda invece le app di cantiere, abbiamo set di app dedicate che permettono di gestire difettosità all'interno del cantiere con la possibilità di fare foto, caricarle sul database DM2, fare avanzamenti del progetto piuttosto che visualizzare dashboard con dati vari. Bene, grazie ai relatori. Se ci sono domande, ce n'è una. E se si può avere una versione italiana, visto che quella che è stata presentata era in inglese. Rispondo io, sì, si può, tu è presente in italiano, attualmente la versione italiana è in corso di revisione e sarà disponibile a partire da luglio. Bene, grazie. Ci sono qualche altra, c'è qualche altra domanda? Insomma, i relatori sono stati, si vede, sufficientemente esaustivi e chiari. Speriamo. Ma pare di sì, perché non ci sono domande, quindi. Bene, allora se non c'è niente. Ah no, ce n'è un'altra. Si può lavorare in cloud con i modelli? Sì, assolutamente. La piattaforma è in cloud, quindi i modelli vengono caricati sul cloud di M2. Per quanto riguarda i modelli, ovviamente riusciamo a gestire versionamento, diversi formati, FAC piuttosto che CPI XML di Revit, eccetera. Comunque la risposta è sì, i modelli sono in cloud. In tempo reale? Cioè, in tempo reale, in che senso? Perché noi riusciamo a caricare modelli per la simulazione del construction. La nostra piattaforma si occupa del processo di construction e a livello di visualizzazione, sì, in tempo reale si può visualizzare il modello, si possono fare sezioni, si possono fare camminate all'interno del modello. Quello che non fa il visualizzatore della piattaforma è clash detection piuttosto che design review, perché non è un visualizzatore dedicato alla progettazione. Sto chiedendo se sia possibile il work sharing in tempo reale. Sì, assolutamente. È una piattaforma collaborativa per cui il work sharing è assolutamente possibile in tempo reale.